dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Abbiamo con noi il dottor Regalbuto e il dottor Saggese. Non so chi prende la parola. Inizio io. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie onorevoli senatori, come sempre per l'attenzione che è riservata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili su temi di rilevante interesse come quelli posti dal Decreto Legge 39 del 2024. Come noto, il piatto forte del decreto sono l'ennesima puntata delle norme sui bonus edilizi e in particolare sul cosiddetto super bonus 110%. La premessa è che evidentemente noi non solo non entriamo nel merito, ma in parte condividiamo anche lo spirito che ha mosso questo decreto di, come dire, porre un argine a una misura che ha sicuramente degli aspetti virtuosi, ma ha altrettanti aspetti di complicazione da un punto di vista della tenuta dei saldi di finanza pubblica. Ciò posto, sul decreto 39 abbiamo delle segnalazioni, delle criticità che peraltro il nostro Presidente Elvano De Nuccio ha posto all'attenzione direttamente anche del Ministro e del Vice Ministro, del Ministro Giorgetti e del Vice Ministro Leo, con una missiva e che oggi decliniamo in emendamenti specifici. Abbiamo presentato un documento che dettaglia quelle che sono le nostre proposte emendative, ovviamente per ragioni di tempo salto la premessa che però invito anche rapidamente ad esaminare, perché nella premessa c'è anche un concetto. Il problema della stagione dei bonus edilizi, a parte, ripeto, la forse eccessiva l'eccessivo perimetro con cui sono stati concessi, ma sopprimere e considerare la cessione del credito e lo sconto in fattura come, tra virgolette, il male assoluto è un concetto su cui bisogna ragionare, perché anche in prospettiva, perché sconto in fattura e cessione del credito sono gli strumenti con cui i cosiddetti non incapienti, i soggetti meno abbienti, possono accedere a queste misure di efficientamento del patrimonio edilizio. Sono tra le misure con cui possono accedere, sicuramente quindi è uno strumento in cui in futuro, ovviamente con un perimetro ben delineato, come peraltro il decreto fa, cioè quello di prevedere anticipatamente un meccanismo preautorizzativo delle risorse da mettere in campo, potrà eventualmente essere all'attenzione di nuove misure. Per quello che riguarda lo specifico del decreto, ci sono due punti che secondo noi devono essere estremamente attenzionati. Il primo è il comma 5 dell'articolo 1. Allora, nella sostanza il comma 5 dell'articolo 1 nel abrogare definitivamente la possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura presuppone un ulteriore passaggio, cioè che per tutti coloro che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano sostenuto delle spese documentate da fatture, l'accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura è precluso. Questo evidentemente è una norma che si pone di arginare le cosiddette CILAS dormienti, cioè le CILAS che furono presentate nel tempo nei vari provvedimenti di legge che si sono succeduti e che sono rimaste lì su lavori mai iniziati. Però evidentemente nel voler fare questo, cosa che da un punto di vista della volontà politica può essere comprensibile, finiscono in mezzo tutti coloro che i lavori li hanno effettivamente iniziati e per assurdo addirittura ultimati, cioè ci si potrebbe trovare in situazioni in cui un soggetto ha ultimato i lavori, li doveva solo più pagare, quindi ricevere la fattura e effettuare il pagamento e rimane con questo comma dell'articolo 1 fuori dalla possibilità di poter accedere alla cessione sconto, con ovvie conseguenze molto pesanti sia da un punto di vista dei contribuenti sia da un punto di vista delle imprese che hanno eseguito i lavori. Quindi nella sostanza noi cosa proponiamo? Che il comma 5 venga emendato prevedendo che non si possa più accedere alla cessione del credito se o non è stato stipulato un contratto di appalto, ovvero se i lavori sono iniziati, quindi si possa accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, se i lavori sono iniziati e ciò venga documentato dal tecnico attraverso una apposita asseverazione a cui peraltro prevediamo che si applicano gli stringenti meccanismi sanzionatori previsti dal comma 13 bis 1 dell'articolo 119 che presuppongono sanzioni amministrative e anche penali molto rilevanti per eventuale attestazione falsa.
Inoltre chiediamo che l'avvenuto avvio dei lavori si presumi in ogni caso se sono state ricevute fatture alla data del 29 di aprile, del 29 di marzo, cioè la data del decreto legge 39/2024, perché è evidente che se ho ricevuto le fatture per degli stati di avanzamento di lavori o addirittura per dei lavori completati, ma le devo solo più pagare, rimanere fuori dalla possibilità di accedere a cessione o sconto diventerebbe realmente un problema per coloro che hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di farlo. Quindi questo se noi è un articolo che va veramente, è un comma che va rimesso in ordine, perché ribadisco nel sacrosanto diritto del legislatore di escludere le cosiddette CILAS dormienti, bisogna tutelare coloro che in realtà i lavori li stavano facendo o addirittura li hanno ultimati. L'altro articolo su cui invece siamo decisamente critici anche come tecnici è l'articolo 2. Okay? L'articolo 2 ha inibito la possibilità di accedere alla remissione in bonis per tutte le situazioni, diciamo, successive alle presentazioni delle comunicazioni la cui scadenza era il 4 di aprile scorso. Allora, anche qui questo articolo, il Ministro lo ha detto chiaramente, deriva dal fatto di poter avere anche una situazione definitiva, un dato certo e definitivo di quello che è l'ammontare di spesa totale e prospettico relativamente a queste operazioni. È evidente che però l'istituto della remissione in bonis è un istituto che peraltro nel nostro ordinamento, un istituto di civiltà giuridica inserito nel nostro ordinamento da ben 12 anni, che consente di sanare posizioni, okay, per coloro che hanno commesso errori in buona fede, anche se questi errori sono sostanziali. Quindi noi proponiamo che questo istituto, che il comma 2 venga abrogato e sostituito dalla possibilità di accedere alla remissione in bonis. Attenzione che l'attuale versione dell'articolo 2 addirittura prevede che per gli intermediari che hanno inviato le comunicazioni entro il 4 aprile non si possa dall'1 al 4 aprile non si possa neppure accedere a tutti quei meccanismi di annullamento e sostituzione della comunicazione. Quindi un banale errore, okay, che abbia comportato lo scarto della comunicazione diventa un errore insanabile. Quindi è evidente che dal nostro punto di vista la remissione in bonis debba essere nuovamente prevista per questi casi, anche perché poi molto pragmaticamente, se l'obiettivo era quello di avere il dato al 4 di aprile, è evidente che tutti gli operatori, noi commercialisti per primi, fino al 4 di aprile abbiamo fatto le notti per cercare di inviare tutto e quello che era da inviare. Se poi, ribadisco, è stato fatto un errore sostanziale, ma che comporta la decadenza dell'agevolazione, la possibilità di sanarlo deve essere, a nostro parere, concesso. Si immagini, noi facciamo un esempio: ho sbagliato in un condominio di centinaia di unità immobiliari uno o due codici fiscali, a quel punto la comunicazione ha un problema, non posso più correggerla, diventerebbe effettivamente troppo pervasivo. Ancora, proponiamo un'aggiunta nel decreto, cioè quello di prevedere una norma saggia che era già stata prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, cioè quella di poter spalmare per coloro che non hanno potuto accedere alla cessione del credito, di poter spalmare la detrazione anziché in 4 anni, in 10. Questo consentirebbe a coloro che non hanno avuto la possibilità di avere un arco temporale più ampio per recuperare le detrazioni e quindi le spese che hanno sostenuto. In ultimo andiamo a proporre tutta una serie di norme di interpretazione autentiche su cui vi preghiamo, adesso non sto a declinarle per ragioni di tempo, ma sono norme di assoluto buonsenso che noi operatori abbiamo rilevato nel tempo gestendo ovviamente numerosissime pratiche che possono evitare in futuro, perché la norma tutta questa normativa sui bonus edilizi negli ultimi 3 anni, quasi 4, è diventata veramente copiosa e quindi a volte ci sono degli aspetti che sono stati chiariti nel tempo ma che magari in itinere non erano così chiari, e queste norme di interpretazione autentica consentono di evitare in futuro contenziosi per aspetti francamente formali e non sostanziali della normativa, che però possono avere dei profili di pericolosità da un punto di vista degli eventuali futuri controlli. Sono norme di assoluto buon senso e questa può essere
essere l'occasione per prevederle. Io mi fermo, lascio la parola al collega per le altre parti. Un'ultima cosa che non fa parte del documento, che però mi permetto di segnalare: l'articolo 6 prevede anche per quello che riguarda i cosiddetti bonus da investimenti 4.0 dei meccanismi autorizzativi, e anche questo noi riteniamo che avere, come dire, una prospettiva iniziale di quello che sarà la spesa è un diritto, è una buona cosa da parte dell'amministrazione. Quello che però segnaliamo è che al momento questa norma sta comportando che chi ha i crediti utilizzabili non li possa utilizzare perché non è in condizione di fare la comunicazione preventiva richiesta dalla norma. Quindi questo può mettere in difficoltà tutta una serie di soggetti che avevano un legittimo diritto a poter compensare questi crediti, e quindi si tratta di vedere se si può prevedere comunque un interim per consentire la compensazione di questi crediti. Passo la parola al dottor Saggese per la seconda parte. Grazie Presidente. Allora, io mi occupo invece dell'articolo 7 del decreto legge 39 del 2024, che è intervenuta in maniera corretta a introdurre una disciplina della decorrenza del nuovo obbligo di contraddittorio preventivo che è stato introdotto dalla riforma tributaria, con due norme però ubicate in due provvedimenti normativi differenti, il che ha generato una serie di problematiche proprio di diritto intertemporale. Mi riferisco all'articolo 6 bis nuovo dello Statuto del Contribuente, che è stato introdotto appunto dal decreto sullo Statuto, per il quale non erano previste norme di decorrenza particolari, e quindi quella norma è entrata in vigore il 18 gennaio unitamente a tutto il provvedimento relativo allo Statuto. Poi lo stesso contraddittorio preventivo ha trovato una declinazione più puntuale nel decreto sull'accertamento, che però prevede invece, nella quale è stata disciplinata anche l'obbligo di contraddittorio preventivo all'interno della procedura di accertamento con adesione, facendo leva sull'articolo 6 bis dello Statuto, dove però lì è stata inserita una norma espressa di decorrenza, e quel nuovo obbligo di contraddittorio all'interno dell'accertamento con adesione si applica per tutti gli atti emessi dal 30 aprile 2024. Questo è che cosa ha generato? Che lo schema d'atto previsto dallo Statuto del Contribuente, dal nuovo articolo 6 bis, che doveva essere il prodromo per instaurare il contraddittorio preventivo, e che l'amministrazione finanziaria aveva cominciato ad emettere dal 18 gennaio in poi, dalla data di entrata in vigore delle nuove norme sullo Statuto, in realtà non trovava poi rispondenza nella disciplina sull'accertamento con adesione, per il quale invece quella norma si applicava soltanto per gli atti emessi dopo il 30 aprile. Ciò ha generato un'esigenza di disciplinare in maniera corretta queste problematiche di diritto intertemporale. Interviene l'articolo 7 giustamente allineando l'entrata in vigore delle norme sullo Statuto in materia di contraddittorio a quelle del decreto sull'accertamento, e quindi si dice nei primi due commi che le norme dell'articolo 6 bis sul contraddittorio si applicano a tutti gli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024, quindi dal 1 maggio 2024. L'unico problema che abbiamo rilevato è che il terzo comma di questo articolo 7 invece, in maniera del tutto asistematica, generando anche una certa disparità di trattamento tra contribuenti e amministrazione finanziaria, introduce un'unica eccezione alla regola della sospensione dell'efficacia immediata delle norme dello Statuto, cioè quella della proroga dei termini di accertamento per l'amministrazione finanziaria, in cui in maniera del tutto asistematica si dice invece: per quanto riguarda la nuova disciplina della proroga dei termini di accertamento, applichiamo sin da subito anche per gli atti emessi prima del 30 aprile la nuova disciplina dello Statuto sulla proroga dei termini di accertamento. Questo riteniamo che sia del tutto riteniamo che sia del tutto sistematica, perché nella disciplina previgente a queste nuove norme già esiste una norma di proroga dei termini di accertamento nell'articolo 5 del decreto sull'accertamento con adesione, laddove questo contraddittorio venga instaurato in prossimità della scadenza dei termini di accertamento. Quindi riteniamo più corretto che, avendo posticipato l'entrata in vigore delle norme sullo Statuto, delle nuove norme sullo Statuto, anche le norme sulla proroga dei termini di accertamento vengano posticipate agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024, lasciando la disciplina vigente della proroga dei termini di accertamento già prevista nel decreto legislativo 218 del 97. Quindi significa che se uno va a bussare,
Sì, questo, diciamo, questo significa che se avessero fatto un invito a comparire oggi, diciamo prima del 30 aprile, loro hanno la proroga dei termini di accertamento prevista dalla vecchia norma. Quindi il problema è che loro hanno emesso gli schemi d'atto sulla base dell'articolo 6 bis e hanno il timore che poi qualcuno possa eccepire che quello schema d'atto non corrisponde all'invito a comparire che è oggi vigente, che è stato abrogato dalle norme sul statuto previsto dall'articolo 5 ter del decreto legislativo 218 del 97. Però ritengo che effettivamente bisogna avere una coerenza sistematica del costrutto. Sono 20 anni di accertamento. Ho terminato, grazie. Perfetto, grazie dottor Saggese, mi scuso se però abbiamo talmente tante audizioni, vedo che il tema è molto rilevante, non particolarmente per i senatori, ma ci sono tantissime richieste, no, per i senatori presenti, però i presenti sono presenti, gli assenti non sono presenti. Quindi dobbiamo stare un po' stretti. Bene, domande, dubbi, ci sono delle curiosità? Io ne farei una però, ve la farei, perché avete proposto degli emendamenti che sono anche molto interessanti, ma siccome i commercialisti per definizione sono precisi, se mi allargate la platea dovete mettere la copertura. Sono tutti emendamenti che allargano la platea. Quindi ci mandate la versione con la copertura, atteso che siamo 220 miliardi circa, ben oltre la spesa preventivata. Ogni riga che aumenta la platea va coperta. Quindi rimandateci gli emendamenti con la relativa copertura. Altrimenti è teoria. Presidente, io lo comprendo evidentemente queste ragioni e nella nostra premessa noi diciamo molto chiaramente che condividiamo lo spirito del provvedimento. Quello che noi diciamo, ripeto, è che ci sono situazioni veramente di interventi praticamente ultimati o in grande fase di dove capisco che ci siano esigenze di copertura, ma ragioneremo anche su questo, ma lasciare in mezzo al guado soggetti che magari hanno finito l'intervento può essere anche da un punto di vista sociale un grosso problema, ecco. No, ma io non volevo fare filosofia, semplicemente se ci presentate degli emendamenti fateceli completi. Ogni emendamento in fondo c'è conseguentemente e dove si prendono i soldi. Semplice, cosa semplicissima. Va bene, grazie. Grazie. Buongiorno, proseguiamo le audizioni con Confcommercio. Abbiamo il dottor Masciocchi e la dottoressa Stellato che assiste. Eccoci. Lasciamo subito la parola al dottor Masciocchi. Prego, a lei la parola. Sì, grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. E scusatemi, grazie anche per l'opportunità che ci avete offerto per diciamo, esprimere il punto di vista delle nostre imprese, del mondo produttivo, in particolare del terziario di mercato, su un tema, questo delle agevolazioni fiscali sull'edilizia, che io devo dire riveste veramente una rilevanza straordinaria per le nostre imprese e certamente per il sistema paese. Ecco, io, vista anche la necessità di tempi ristretti, io cercherò di contenere per quanto possibile l'intervento, fermo restando che stiamo definendo un posizionamento scritto che io penso al massimo tra un'ora faremo avere, più articolato e diffuso. Ecco, io mi vorrei concentrare soprattutto sull'articolo 1 del provvedimento che introduce ulteriori restrizioni, no, alla disciplina agevolativa vigente, in particolare
riarticola e sistematizza, mettiamolo così, il tema dello sconto in fattura, dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ecco, Confcommercio, quindi le imprese rappresentate, su questo articolo in particolare non hanno temi specifici da evidenziare né criticità, nel senso che non sono emerse particolari criticità. Io però vorrei esprimere una valutazione un pochino più ampia, ecco, su una questione connessa ovviamente a questo tema, che per noi è di come dire, rilevanza fondamentale. La considerazione generale è che l'insieme delle norme contenute in questo articolo limita necessariamente, l'abbiamo visto, limita e anche in maniera abbastanza chiara e drastica il perimetro di applicazione degli interventi agevolativi. E questo per rispondere all'esigenza, io vorrei dire e sottolineare alla giusta esigenza di salvaguardia della sostenibilità finanziaria del bilancio pubblico. Lo sappiamo ciò che è successo. Una misura sostanzialmente corretta, una misura di fortissimo stimolo al settore edilizia, soprattutto nel periodo, diciamo, della crisi economica, della fortissima crisi economica, ha poi, per una serie di motivi legati a come è stata articolata, legati a una complessità diciamo applicativa non banale, a tanti altri fenomeni che ora qui non è il caso di indagare, quindi abbia necessariamente sollevato problematiche non irrilevanti di scostamento del bilancio pubblico. Peraltro, correttamente anche nel decreto legge si evidenzia la comunicazione dell'Istat del 1 marzo, in cui si evidenziava proprio il forte scostamento di bilancio che l'insieme di questo tipo di agevolazioni ha prodotto. E quindi confermo che noi siamo assolutamente soddisfatti e, se vogliamo, apprezziamo fortemente, ecco, questa attenzione al bilancio pubblico, soprattutto in un periodo di estrema difficoltà per l'Italia nel contesto europeo e internazionale. Tuttavia non possiamo come rilevare come la giusta attenzione al bilancio non possa non tener conto di altre istanze, di altre esigenze che sono assolutamente fondamentali per quanto riguarda le imprese che rappresentiamo, ma io presumo per tutte le imprese in generale, cioè che questa giusta attenzione al bilancio pubblico dovrebbe essere parimenti accompagnata da una riforma organica di questi meccanismi incentivanti. Cioè, sul tema dell'edilizia, sì, il 110, d'accordo, ma poi c'è un insieme, un coacervo di agevolazioni che da una parte incidono pesantemente sui bilanci pubblici ed è difficilissimo anche monitorarne gli effetti, l'efficacia, e dall'altra parte creano estrema difficoltà nelle imprese, perché un coacervo così complesso da comprendere, da capire, da gestire, ovviamente poi produce anche distorsioni. Quindi il messaggio forte che come Confcommercio ci piaceva, ecco, sottolineare in questa sede è che bene l'ottimizzazione dei costi pubblici, bene l'attenzione al bilancio pubblico, ma ecco, sarebbe il momento di iniziare anche ad abbracciare una strategia più ampia sul tema delle agevolazioni fiscali sull'edilizia, che ci conduca anche verso un obiettivo fondamentale. Non dimentichiamo che l'Europa sta per approvare, di fatto ha approvato la direttiva sulla riqualificazione energetica degli edifici, sulla cosiddetta case green,
che avrà un impatto enorme sul nostro paese, avrà un impatto enorme sull'edilizia e ovviamente dovremmo trovarci pronti per poter, no, poi mettere insieme tutti quei comportamenti che poi saranno necessari per. Quindi il tema è cercare di essere preparati per quel periodo attraverso la configurazione di un sistema veramente, veramente più semplice, più snello e che di conseguenza, io sono convinto, noi siamo convinti, possa anche gravare meno sul tema delle finanze pubbliche. Ecco, vorrei sottolineare, ma insomma solo per ad abbondanza, ma diciamo anche che lo stesso PNIEC, il Piano Nazionale Energia e Clima, che è all'esame in questi giorni, si muove nella stessa direzione, indica parimenti la necessità di una riforma delle detrazioni. Io leggo un pezzettino che effettivamente tocca un po' il cuore anche del nostro punto di vista. Dicevo, una riforma generale delle detrazioni che affronti con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superi l'attuale frammentazione delle varie detrazioni ad oggi attive. Ecco, siamo pienamente d'accordo, quella è la direzione. Come procedere dal nostro punto di vista? Dal nostro punto di vista almeno tre dovrebbero essere, come dire, gli assi sui quali articolare un processo riformatore, più che riformatore, di riorganizzazione sostanzialmente. Beh, innanzitutto le nostre imprese, noi parliamo di imprese, dicevo, del terziario di mercato, quindi da una parte parte di soggetti che ricevono, come dire, il beneficio derivante da queste agevolazioni, dall'altra parte c'è tutta la filiera dell'edilizia, cioè delle imprese che poi vendono, no, i materiali. Ecco, il tema è cercare di introdurre meccanismi flessibili sia a livello territoriale sia a livello categoriale che, come dire, possano dare conto delle diverse capacità di investimento dei vari soggetti. Ma, lo ripeto perché per noi è forse il tema prioritario, è cercare di, come dire, di metter mano veramente alla semplificazione delle norme, che non è soltanto norma primaria, normativa primaria, ma è anche tutto quella che è la parte attuativa e quindi la normativa secondaria che si sono intrecciate, che ad oggi creano veramente, veramente difficoltà al nostro sistema. L'ultimo elemento che dovrebbe andare a completare questo processo di riordino è il tema che forse non è stato mai toccato così veramente come noi riteniamo debba essere, è accompagnare questa revisione dei meccanismi agevolativi con il monitoraggio degli impatti. E io qui mi riferisco sia alla verifica del miglioramento reale delle performance degli edifici, sia ovviamente sul tema occupazionale e di sostenibilità delle finanze. Ecco perché questa è la chiusura del cerchio, cioè essere sempre, come dire, pienamente consci, consapevoli dell'efficacia di investimenti pubblici, perché parliamoci chiaro, alla fine sono investimenti pubblici, impropriamente parlando, no? Lo stanziamento di queste risorse. Quindi l'importante è di poter verificare sempre l'efficacia di come vengono poi gestiti questi ingenti fondi pubblici. Mi sono voluto a proposito concentrare su questo perché, ecco, il tempo poco a disposizione, ecco, preferivamo dare questo input per noi assolutamente prioritario. Ribadisco che stiamo per chiudere una memoria più articolata che toccherà i vari temi, i vari articoli nel loro complesso posti dal decreto oggi in valutazione, in esame, e mi auguro che entro un'ora al massimo possiamo farlo avere per iscritto. Vi ringrazio. Grazie al dottor Pierpaolo Masciarucchi. Ci sono domande, dubbi, chiarimenti? Prego, senatore Schiacci, se no non si... L'unica cosa che si adduce col termine semplificazione, magari alcune situazioni che, anzi, ci fa piacere che lei ci sproni a controllare, perché quello è poi il sistema,
perché se siamo arrivati, lo spirito della legge, ha detto lei, è uno spirito giusto, poi il problema è come è stata messa a terra che ha determinato queste situazioni, diciamo, richiamiamole così, di incomprensione, come lei la vuole dire. Ma poi dopo che succede? Lo Stato, in qualche maniera, visto che si tratta di interventi, come ha detto lei, pubblici, perché sono soldi dello Stato, oggi deve fare una verifica di quello che, come l'avete sollecitato pure voi, perché si va chiaramente a penalizzare altrimenti le persone corrette rispetto a quelle che non sono state corrette, perché che hanno drenato risorse a danno di quelli che viceversa avevano titolo. E allora lo Stato si deve riservare la possibilità del controllo per poter verificare giustamente l'efficientamento, come l'ha chiamato lei, se è avvenuto o non è avvenuto, in modo tale che se non fosse avvenuto, quindi i lavori, diciamo, non hanno tutte quelle caratteristiche e requisiti per poter essere finanziati, devono, come dire, i soldi ritornare ed essere utilizzati dalle persone che ahimè non hanno avuto modo di poterlo fare perché non c'erano più il denaro. Lo Stato non è cassa continua, ha avuto, parliamo di centinaia di miliardi, quindi voglio dire, c'è una situazione tale per cui bisogna in qualche maniera mettere un freno. Sì, le regole vanno bene, però controllare pure se sono state applicate o non sono state applicate. Sì, non fa una piega. Senatore, funziona così, ognuno può fare delle considerazioni, fare delle domande, intervenire e gli auditi possono rispondere. Se si prenota può parlare, ci mancherebbe altro. Grazie. Prego, senatore. No, io ho evitato di fare delle considerazioni, anche se volevo al collega far notare che per 3 anni il ministro Giorgetti ha gestito il super bonus, diciamo. È 3 anni che è ministro, sia nel governo precedente sia in questo, quindi adesso questo allarme che è scoppiato negli ultimi mesi ce lo poteva segnalare forse qualche anno fa. È stato fatto? E allora voglio dire, eravate comunque anche responsabili del governo, quindi avete avuto 3 anni di tempo per segnalare questo problema. Beh, le posso rispondere che proprio sulla base di questo... Faccia finire, Presidente, voi. No, un attimo. No, perché devo parlare? No, io non ho finito. Allora finisca anche perché abbiamo l'aula, dobbiamo stringere. Se mi consente qualche secondo, le dico. Quindi, le soluzioni c'erano. Noi abbiamo avuto miliardi di euro di extra profitti nel settore farmaceutico, bancario e nel settore energetico, quindi qualcosa si poteva prendere da lì per cercare almeno alle Onlus, all'IACP, a tutte quelle situazioni che si trovano ai crateri, almeno di completare. Quindi non è vero che non ci sono le risorse ci sono e si possono attingere da chi abbondantemente in questi anni ha fatto extra profitti. Non che si sarebbe potuto pensare anche a rendere il super bonus un pochettino più redditizio nello Stato. Io penso a tutta l'energia in surplus degli impianti fotovoltaici installati grazie al super bonus che poteva essere incassata dallo Stato e al momento non è stata mai pensata di valorizzarla. Quindi diciamo delle soluzioni dove attingere quelle spese che oggi servono almeno per completare il super bonus nelle situazioni di crisi ci sono e che manca in realtà la volontà politica, perché abbiamo visto chi in questi anni ha fatto miliardi di euro di extra profitti, quindi la possibilità almeno di chiudere quei lavori di persone che comunque si sono trovate 24-25 modifiche negli ultimi 2 anni dopo la caduta del governo Conte 2 e quindi logicamente governi non solo anzi l'ultimo dove non ci siamo proprio, cioè, quindi potevamo intervenire prima e intervenire bene e non in questo modo così drammatico che sta mettendo in difficoltà l'intero settore, considerando, come giustamente l'ha detto, che le case green comunque ci imporranno degli obiettivi che comunque dobbiamo raggiungere. Quindi in un modo o in un altro, se dobbiamo raggiungere quegli obiettivi, uno strumento per riqualificare energeticamente il patrimonio edilizio ce lo dobbiamo trovare. Grazie. Bene, grazie. Le posso fare anche una domanda? Che qui eravamo più nell'ambito delle considerazioni. Supponendo solo per un attimo che resti come la direttiva Case Green, cosa che non penso assolutamente verrà cambiata, ma facciamo finta che resti. Ma proprio nell'ottica di una razionalizzazione,
Facciamo finta che ci siano gli stessi gradi giorno a Tallinn e a Palermo, cosa che non è. Ovviamente che non è. Ma perché non prendere l'aliquota più alta fatta da un paese europeo e usare quella per tutti, che chiaramente sarebbe molto più bassa delle attuali, anche quelle nuove previste? Cosa ne dici? È un'ipotesi. Chiaro che dal nostro punto di vista ipotesi assolutamente attraenti come può essere questa, perché logicamente è non solo attraente, anche intelligente, richiede, almeno personalmente parlo, di una valutazione attenta degli impatti. Quindi andrebbe analizzato e creato un modello per verificarne gli impatti reali. Però in termini teorici io penso che possa essere una cosa non solo intelligente, ma anche da spingere e promuovere. Anzi, ce ne potremmo far anche noi carico, ferma restando questa valutazione e questa simulazione di impatto che dobbiamo necessariamente condurre. Siamo d'accordo tutti, ma c'è il problema della capienza fiscale. Be quiet. Non funziona così, bisogna prenotarsi e parlare, perché siamo in diretta e non si vede. No, ma lei, il senatore Lotito ha fatto una proposta che secondo me è assolutamente ragionevole. Tutto recuperato dei controlli che verranno fatti sine die sui bonus edilizi vanno in un fondo che finanzia queste aliquote di agevolazione. È la cosa più semplice del mondo. E qui recupereremo decine di miliardi, quindi alla fine bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo pieno e mezzo vuoto. Io voglio solo, se mi posso guardare, confermare. No, abbiamo altre audizioni, Secondo, io sono d'accordo. Dobbiamo però considerare che c'è un problema di capienza fiscale per le fasce deboli, quindi d'accordo anche con una percentuale più bassa, 70%, ma la cessione dei crediti, almeno per le fasce che non hanno capienza fiscale, va reintrodotta. Grazie mille. Arrivederci. Magari fateci una simulazione di come prendete l'aliquota più alta che c'è, che è la metà di quelle che facciamo noi. E va bene quella. Grazie. È le 11, sì. Proseguiamo le audizioni con Conflavoro PMI. Abbiamo con noi la dottoressa Irene Botta e il dottor Edoardo Annecker. A voi la parola. Prego. Buongiorno e grazie Presidente per averci dato l'opportunità di essere presenti oggi nell'ambito della discussione su questo provvedimento così importante. Noi oggi portiamo nuovamente, perché abbiamo già partecipato in precedenza nell'ambito dell'esame dei provvedimenti che riguardavano appunto il discorso dei bonus edilizi e dei crediti fiscali, le oltre 10.000 imprese nostre associate nell'ambito appunto dell'edilizia. Sappiamo di trovarci in un contesto particolarmente critico per una storia, un pregresso, diciamo, che viene molto da lontano. Partiamo dal decreto rilancio nel 2020, che come sappiamo è stato il primo strumento normativo che è stato varato in un periodo molto particolare, che è appunto quello che seguiva alla chiusura del blocco di tutte le attività produttive industriali per via della critica situazione sanitaria che abbiamo dovuto affrontare per colpa appunto della pandemia. Quindi nasce il superbonus come uno strumento per tentare in qualche modo di rilanciare il nostro sistema produttivo a seguito delle criticità intercorse. Che cosa accade? Negli anni successivi si susseguono una serie di interventi normativi ulteriori che vanno a modificare quel regime così come era stato impostato, perché già allora si erano manifestate delle perplessità. Mi riferisco in particolare al decreto legge 157 del 2021, che con un primo intervento aveva rafforzato i presidi per la fruizione dei crediti d'imposta, e l'anno successivo, nel 2022, è arrivato il decreto sostegni ter, che ha dato
ha modificato il meccanismo della cessione dei crediti. E arriviamo poi al decreto dello scorso anno, che è appunto il 16 del 2023, che di fatto ha sostanzialmente bloccato il meccanismo della forzione della cessione dei crediti. Questo perché è avvenuto? Perché chiaramente, come dire, per via di una legislazione di partenza che evidentemente non era perfettamente adattata alla gestione del sistema del suo complesso e non era accompagnata anche magari da un adeguato sistema di controlli nell'utilizzo di questa disciplina, si è generato fondamentalmente questo buco di bilancio esorbitante. Conosciamo insomma nel complesso la situazione, mi riferisco in particolare agli ultimi dati che sono stati divulgati dall'Enea proprio 3 giorni fa, che ci danno la misura appunto con questi dati aggiornati al 31 marzo soltanto sull'ecobonus al 110%. Al di là dei singoli dati sulle varie tipologie di cantieri aperti, che sono appunto spropositati, basta considerare che gli oneri a carico dello Stato da febbraio a marzo del 2024 in un mese sono aumentati di ben 8 miliardi. Per non parlare del fatto che parametrando i dati dal 31 agosto 2021 al marzo del 2024 abbiamo avuto un aumento di 118 miliardi di spese in 3 anni. Cioè, questo basta chiaramente a dare la misura di come la criticità per il nostro sistema economico e la tenuta dei nostri conti pubblici è estremamente critica. Questo dal punto di vista chiaramente dello Stato. Dall'altro lato abbiamo chiaramente le nostre imprese, i nostri imprenditori, i lavoratori del settore edile, tutti coloro che diciamo hanno fatto ricorso a questa misura in termini, come dire, costruttivi, senza approfittarsi del beneficio, e che fondamentalmente oggi si ritrovano con questi cassetti fiscali, come dire, di difficile smaltimento al netto di questa situazione che ci ritroviamo di fronte. Questo che cosa significa? Che evidentemente la situazione fino ad oggi non è stata in qualche modo affrontata, o comunque i tentativi di risoluzione non hanno fatto ricorso agli strumenti adeguati, motivo per cui quello che mi sento di dire a nome di Conflavoro è che non è sufficiente il fatto di intanto intervenire, non è adeguato intervenire con degli strumenti di efficacia retroattiva, di stretta retroattiva rispetto alla disciplina precedente, e soprattutto degli interventi che si susseguono puntualmente a livello di decreto legge scanditi nel tempo, evidentemente, come dire, possono essere utili in qualche modo a tamponare la situazione sul momento, ma non offrono una soluzione di lungo termine. Cioè, non credo che trovarci da oggi ai prossimi 5 anni con altri 6 decreti legge che intervengono per cercare di bloccare questa situazione che possa in qualche modo portare a una risoluzione definitiva. Questo per dire cosa? Che evidentemente è l'approccio di base che deve cambiare. Potrebbe essere più opportuno magari, ecco, ripensare a una soluzione strutturale, adottare un approccio che possa dare una soluzione in termini strutturali al risanamento di questa situazione, partendo sicuramente dall'istituzione di un tavolo tecnico permanente che possa mettere a confronto istituzioni, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori per cercare di trovare una soluzione condivisa che possa in qualche modo, ecco, portare all'uscita da una situazione così critica. Del resto il MEF anche in questi giorni ha ribadito la volontà di voler procedere alla ristrutturazione complessiva dei bonus edilizi e delle detrazioni, perché sono troppi, si muovono in maniera evidentemente troppo disordinata, e quindi, ecco, nelle more di questo riordino complessivo potrebbe essere opportuno affiancare le due cose. Al di là di queste considerazioni generali, noi oggi appunto portiamo 4 proposte che adesso ripercorro brevemente, che trovate appunto nella memoria dettagliata in maniera maggiormente specifica, anche perché si tratta soprattutto di aspetti particolarmente tecnici. La prima proposta è un'ipotesi di ristrutturazione del debito derivante dai crediti d'imposta. È una proposta che trova la sua matrice nel decreto 11/2023. In quella sede noi avevamo avanzato già una proposta simile, che in parte è stata recepita da un emendamento che è stato approvato al decreto. Questo per dire cosa? Che nella nostra memoria troverete appunto un'ipotesi dal punto di vista tecnico particolarmente dettagliata e aggiornata rispetto a quella che avevamo avanzato a suo tempo. Qualora questa dovesse risultare troppo ambiziosa, appunto ci viene in soccorso il decreto 11/2023, dove
la possibilità di poter ricorrere all'emissione di titoli di Stato per la ristrutturazione del debito è già presente, però consente di ricorrere al primo utilizzo in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2028. Stante questo stato di cose, si potrebbe ad esempio valutare di consentire questa possibilità dell'emissione dei titoli a partire dal prossimo esercizio, quindi dal 1 gennaio del 2025. All'interno della memoria trovate anche un'ipotesi di proposta emendativa che abbiamo provato già a, come dire, a buttare giù. E l'altra proposta riguarda un'ipotesi che possa, come dire, dare luogo a un combinato disposto tra una sorta di inibizione della cessione dei ratei con l'emissione dei titoli di Stato. Cerco di spiegarla in maniera molto semplice. Questa proposta procede a due alternative. Da un lato potrebbe dare l'opportunità di procedere alla cessione dei ratei soltanto nell'insieme e non singolarmente. Questo perché? Perché venendo proprio dall'esperienza delle piccole e medie imprese, le piccole e medie imprese che si trovano in sofferenza per questi crediti d'imposta, che cosa fanno ad oggi? Cedendo anche solo un singolo rateo, hanno in qualche modo un po' di respiro rispetto al momento in cui si trovano, ma chiaramente questo non risolve, siamo sempre allo stesso punto, non risolve il problema dell'eccedenza a lungo termine. Vincolare il fatto di poterli cedere integralmente potrebbe portare appunto a una risoluzione di lungo termine, consentendo alle imprese di rifiatare. D'altro canto si potrebbe anche combinare la cessione di un singolo rateo con l'emissione di titoli di Stato per quanto riguarda i ratei restanti. Sono fondamentalmente due possibili ipotesi che consentono in qualche modo di bloccare la speculazione, che comunque potrebbero consentire di bloccare la speculazione in atto ed estinguere il cassetto fiscale appunto delle imprese. L'altra proposta, la terza, riguarda le CILAS cosiddette dormienti. Vorrebbe in qualche modo, come dire, fare salva la possibilità della cessione del credito in alcuni casi specifici in cui viene presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata super bonus. L'ipotesi praticamente prevedrebbe di salvaguardare le CILAS fino al 31 dicembre 2024 a condizione che sia dimostrabile o dimostrata la disponibilità finanziaria nell'anticipo appunto del 30% secondo le percentuali attualmente previste per legge. E l'ultima proposta, anche questa prende un po' le mosse, la matrice, nel decreto 11/2023 che avevamo già appunto avanti in precedenza, cioè la possibilità di applicare la disciplina sul sovraindebitamento alle piccole e medie imprese in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati. Questo che cosa vorrebbe dire? Intanto, come dire, applicare alle PMI un regime normativo che è già simile a quello applicato per le start-up innovative. Si potrebbe anche immaginare di applicarlo in via transitoria, proprio per consentire di uscire alle piccole e medie imprese dalle condizioni di maggiore criticità, eventualmente prevedendo la fissazione di alcuni parametri di eleggibilità per evitare appunto un uso spasmodico, un ricorso spasmodico alla conversione a questo tipo di disciplina normativa. Per esempio, uno dei parametri potrebbe essere il caso in cui il cassetto fiscale rappresenta più del 40% del volume d'affari dell'impresa interessata, chiaramente sotto uno stretto sistema di monitoraggio e di controllo che possa, come dire, vigilare sul corretto utilizzo, passaggio, questo switch rispetto alla normativa considerata. Grazie. Bene, colleghi, ci sono domande, osservazioni, dubbi? Gliene faccio io una. A parte lo simoro CILAS dormiente, perché c'è una CILAS, come fa a essere dormiente? Però questi sono dettagli. Ci fate arrivare le coperture di queste proposte? Perché la proposta senza copertura di fatto è perfettamente inutile. Esemplifico. Supponiamo che la prima cubi 10 miliardi, che facciamo? Non facciamo più il cuneo fiscale? Non lo so. Se non c'è dove si prende i soldi, queste cose non girano. Sì, certamente, ma ne siamo perfettamente consapevoli. Oggi, diciamo, è l'occasione per portare, come dire, l'idea a cui stiamo lavorando. Chiaramente ed è una semplice suggestione quella che troviamo a livello di suggerimento normativo. Sappiamo perfettamente, insomma, che il tema, la copertura è un tema, e nella definizione più puntuale delle proposte certamente la troverete definita in maniera più puntuale. Grazie, grazie mille. Certo.
Bene, procediamo con Confassociazione. Abbiamo con noi, con piacere, la dottoressa Federica De Pasquale, a cui lasciamo subito la parola. Grazie Presidente, grazie a tutti. Io vi ho mandato una piccola nota e non voglio entrare nel merito degli articoli, poi eventualmente se servirà valuteremo insieme delle possibilità di emendamenti, però vi devo, portandovi anche i saluti del Presidente Angelo Deiana, volevo rappresentarvi una situazione che è quella che noi abbiamo nell'organismo nazionale del condominio. Noi abbiamo diverse branch in sulle 700 associazioni del mondo di Confassociazioni, oltre e 1.200.000 iscritti, abbiamo questo range di 35 associazioni che io rappresento anche come presidente di questo organismo nazionale del condominio. Sono associazioni di amministratori, revisori condominiali e altri mondi, diciamo, del mondo in settore immobiliare, società, studi professionali. Cosa sta accadendo? Intanto una lamentela costante in questa forma, e devo segnalarvelo, repentina di cambiare le regole. Nel mondo condominiale, proprio anche imposte queste tempistiche dal codice civile, per arrivare a una deliberazione ci vuole tempo. Poi non ragioniamo su condomini magari piccoli, cioè un edificio medio di 40-50 condomini. Qui pensate anche a situazioni di supercondomini. Io conosco amministratori che amministrano complessi di 250-300 condomini. Quindi definire le assemblee di condominio, e per arrivare alla CILA, per essere pratici, ci vogliono almeno 2-3 assemblee di condominio. Quindi queste tempistiche, le regole imposte anche dal codice civile, la nomina di un tecnico, poi fai partire il recupero dei materiali e quant'altro, quindi tutto questo necessita tempo. Da qui la necessità di avere delle norme, poche, ma che siano strutturali, cioè devono avere una resistenza nel tempo. Ora, devo fare un passo indietro. Nel 2017 la sottoscritta organizzò proprio qui in Senato un convegno con associazioni del mondo del condominio, degli amministratori, e intervenne, era appena stato, diciamo, da pochi anni, da un anno, due, il governo Renzi e poi il governo Gentiloni avevano portato avanti l'ecobonus, lo ricorderete tutti. Nell'ecobonus però non c'era, né all'interno dei condomini non si riusciva a farlo partire, eppure la detrazione era interessante. Intervenne a questo convegno che organizzai in Sala Zuccari l'allora viceministro Morando, che molti di voi conoscono, e senatore tra l'altro in quel periodo, e tirò le orecchie un po' alla platea dei presidenti delle associazioni degli amministratori, dicendo: voi non promuovete le detrazioni del governo, quindi questi lavori di edilizia residenziale, delle ristrutturazioni, non partono. E gli amministratori, tra virgolette, dissero: sì, noi lo facciamo. Dov'è il problema? Che la signora, per farla breve in modo spiccio, la signora Maria pensionata non ha nulla da detrarsi. La famiglia monoreddito non ha la disponibilità economica di fare quello che tra l'altro il codice civile, in caso di lavori straordinari, impone al condominio: creare il fondo, perché è previsto obbligatoriamente, prevedere il fondo necessario a coprire almeno i tre primi SAL del lavoro. Quindi come può anticipare anche 500-600 euro una famiglia oggi? Perché di queste cifre grosso modo parliamo. Necessario dunque, per farla breve, intanto che ci sia una temporalità garantita. Non si può più uscire con questo sistema, io lo dico veramente con il cuore anche al ministro Giorgetti, di avere decreti così violenti, mi viene da dire, che da dicembre hanno dato delle regole, a marzo finiscono per cambiarle. Questo non può sussistere, bisogna trovare un metodo, soprattutto quando si ha a che fare, anche qui mi rivolgo a un governo che sta facendo tanto per la famiglia, che vuole mantenere la famiglia, ma famiglia è anche questa, è garantire loro la possibilità che dei lavori importanti, e mi riferisco in particolare a due detrazioni fiscali, che sono quelle per il sisma
e che hanno lavori per quanto riguarda la messa in sicurezza quindi degli edifici, e quello per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dove vorrei rubarvi poi due minuti, è necessario che mantengano la cessione del credito. E vi dico di più, con l'allora ministro Morando si tirò fuori subito la cessione del credito solo per il condomino incapiente e i bonus partirono. Ora, incapiente andrebbe in base all'ISEE valutato chi, come e perché, ma in una situazione economica come l'attuale, io mi rendo conto che il sisma bonus era esagerato nella sua detrazione fiscale ed è per questo che ha fatto lievitare i prezzi dei materiali, i costi in generale dei professionisti, perché non c'era rispetto per il denaro pubblico. Quindi, ritornando però a una questione di ridurre casomai la detrazione, in linea di massima io dico che le detrazioni non dovrebbero superare il 60%, questa è una quota che a mio avviso sarebbe lineare, ma a fianco al 60% poter mantenere in 5 anni costante la cessione del credito. Dopodiché, riferendomi al sisma e alle barriere architettoniche, i controlli ci sono. Io ho sentito delle frasi che non, sinceramente non accetto, soprattutto sul bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'emendamento originario della legge di bilancio 2021 l'ho scritto io. A me è venuto in mente di inventare questa detrazione fiscale, proprio per una questione di civiltà, perché voi avevate la detrazione fiscale per l'abbattimento, esiste ancora, al 50% e non funzionava, delle barriere architettoniche, non veniva utilizzata. Veniva legata alla persona disabile, concetto sbagliatissimo, deve andare oltre la disabilità. In secondo luogo, esisteva come lavoro trainato nel 110, meno male che è nato quindi il 75. La percentuale del 75 io non l'ho inventata perché mi piaceva il numero, ma perché anche con il dottor Loiero qui in Senato nella scorsa legislatura valutammo che era sostenibile il 75 senza aggravio di spese per lo Stato. Quindi, cosa faceva questo 75%? Prevedeva la possibilità, ed è stato già ridotto col decreto di dicembre, di abbattere la barriera architettonica innescando un meccanismo virtuoso non solo per quanto riguardava quello che è rimasto, cioè l'ascensore, il montascale e questa parte attualmente esistente, ma andava oltre, prevedeva anche alla palestra privata, al cinema privato, all'azienda privata di poter abbattere le barriere usufruendo di questa detrazione. E qui voi me lo insegnate, abbattere la barriera in un'azienda privata consente all'azienda di poter attingere a quella quota di soggetti lavoratori disabili e quindi in automatico creava anche un indotto di lavoro. Diversamente l'azienda non ha questa disponibilità, si può pensare a 2 detrazioni di abbattimento di barriere architettoniche, questa è un'altra proposta che io vi faccio. Il 75 poterlo lasciare sulla casa, agevolare la palestra, il mondo diciamo associativo in generale, privato o le chiese, le parrocchie, quello che si vuole, per una questione proprio di migliore percezione della vita, della circolarità anche delle persone, con una detrazione più bassa, magari al 50. Ma deve rimanere la cessione del credito per il meccanismo delle delibere assembleari. E questo, io purtroppo, la materia condominiale è poco conosciuta. Io ci gravito ormai da tanti anni, quando abbiamo riformato la legge 220, nata la legge 220 con tante criticità, ma comunque anche con delle novità interessanti. Il problema è il quorum per deliberare in assemblea. Anche se io nella scorsa legislatura con questo governo ho fatto precisare, alla luce dell'altro dramma che sono i numerosi interpelli all'Agenzia delle Entrate, per chiarire questo fa mette in evidenza che le norme sono scritte male, non si comprendono, se no gli interpelli non ci sarebbero in modo così massivo. Quindi va calibrato quando si parla di edifici, di condominio, anche col codice civile in materia. Detto questo, per quanto riguarda le barriere architettoniche, io volevo farvi notare che ve la dovete intestare tutti i partiti, questa benedetta detrazione.
perché è nata da una mia proposta portata avanti con gli attuali partiti di maggioranza, ma è stata sottoscritta da ben 21 senatori. Io ve l'ho riportato nella nota, quindi di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, del Movimento 5 Stelle, del PD e di Italia Viva. 21 senatori, perché deve essere una detrazione che va oltre l'edilizia, oltre la disabilità. La scala come barriera architettonica viene abbattuta anche per la mamma col passeggino, per la signora anziana non disabile o per ognuno di noi nel caso si dovesse rompere una gamba e alle stampelle, questo giusto per arrivare a un caso limite ma non imprevisto. Quindi su queste due detrazioni che riguardano la sicurezza e riguardano la mobilità delle persone, la mia possibilità di invitare a casa una persona disabile, se io ho una rampa di scale non posso avere tutti i miei amici a casa necessariamente, e la detrazione su questi due o esiste o sono due detrazioni che moriranno e sono le principali. Dopodiché sull'edilizia libera e su tutto il resto andiamo a calmierare eventuali percentuali, andiamo a valutare anche altri sostegni. Io non mi fiderei, mi spiace che sono in Commissione Finanze, ma il condomino non si rivolge alla banca o all'istituto di credito per avere un finanziamento per la ristrutturazione. Dopo il Covid, lo sapete meglio di me, con quanti decreti avete avuto a che fare per aiutare economicamente famiglie, liberi professionisti e lavoratori. Quindi il pagamento della rata condominiale è già diventato un problema e risulta da quello che emerge per il recupero del credito, quindi con i decreti ingiuntivi. Se voi bussate ai tribunali vi diranno che dal punto di vista condominiale le cause principali sono per il recupero crediti, perché la rata condominiale è già percepita come l'ultima cosa da pagare. In seconda battuta, figuriamoci se io come pensionata o altro posso anticipare, o famiglia, nemmeno monoreddito, posso anticipare al mese 500 euro per versarle nel fondo, ripeto, obbligatorio, per pagare i SAL, perché il codice civile prevede questo. Quindi io sono a vostra totale disposizione, anche come persona che conosce la materia condominiale e le regole che ci sono in condominio, ma venite incontro a quanto sta accadendo. Perché vedete, con questo decreto si chiede solo di avere già presentato la CILA, di avere pagato una prima fattura, un primo impegno di spesa per poter continuare a usufruire della detrazione. Ma purtroppo non è così. Ma l'amministratore, fate conto, nella prima delle tre assemblee minime che deve fare, ha già impegnato il condominio, perché hanno nominato un tecnico, è stato stipulato un contratto col tecnico, il tecnico ha dato vita, uno o più di uno, a tutta una serie di attività necessarie a giungere poi all'ultima assemblea, dove presento progetti, autorizzazioni, verifiche fatte per quanto riguarda, per esempio, io rappresento qui oggi anche i miei amici di FIABA, dell'associazione che si occupa dell'abbattimento delle barriere architettoniche, molti di voi conoscono il FIABA Day, io sono un consigliere nazionale di FIABA. E questa detrazione io l'ho pensata, creata scrivendo materialmente l'emendamento, ma poi l'ho condivisa sia con FIABA che con Recert, l'associazione dei revisori, per capire anche dal punto di vista della contabilità condominiale come muoversi. Le detrazioni fiscali, tra l'altro, questo voi forse vi sfugge, ma sono ancorate anche ai conti in regola nel condominio. Spesso col cambio dell'amministratore questi conti in regola, o vuoi perché c'è il famoso amministratore non professionista, io grazie a Dio rappresento 30 associazioni che hanno i professionisti, e poi qui ci sarebbe da aprire un'altra questione sulla figura dell'amministratore di condominio, ma la faremo magari un'altra volta. Però la detrazione fiscale, l'utilizzo, la possibilità di fruirne, è legata anche alla regolarità dei conti nel condominio. Per arrivare anche a questo, spesso un amministratore che è subentrato in una condizione di disagio economico e di crediti del condominio deve portare avanti una revisione. La revisione di una contabilità in un condominio, fate conto, come dicevo prima, di 100-200 condomini, che magari deve essere fatta negli ultimi 2 anni per poter quadrare l'ultimo, comporta 5-6 mesi. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che necessitano innanzitutto detrazioni strutturali,
Non si possono cambiare le carte in regola. Se io so che c'è una detrazione che mi dura fino al, con la cessione del credito, fino al mi deve durare, perché in questo modo io posso fare una programmazione. L'impresa può fare una programmazione, ma anche dal punto di vista che è quello che è successo col super bonus, noi eviteremo l'aumento dei prezzi dei materiali in modo spropositato e anche in modo probabilmente illegale, mi viene da dire. Quindi se c'è una programmazione che dura nel tempo, questo aumento dei prezzi, delle impalcature, tutto quello che è successo, forse l'avremmo potuto anche evitare. Naturalmente siamo consapevoli, lo dico anche a nome di tutti i soggetti che rappresento qui oggi, che il 110 era una follia in termini proprio percentuali, per cui va calmierata come percentuale, va rivista, magari lasciate due detrazioni con una diciamo imposta definita, ma lasciate anche almeno sull'area che riguarda la sicurezza sismica e le barriere architettoniche la cessione del credito, perché sennò come successe con i bonus allora sollecitati dal vice ministro Morando, di cui vi ho raccontato, non andranno avanti. Nei condomini, per la regola della maggioranza in assemblea, non andranno a deliberare, quindi non verranno attuati. Lascio a voi la decisione politica di capire se l'edilizia residenziale vetusta, tra l'altro, io vi ho dato un dato, ma li potete, anzi vi invito a leggere i dati Cresme, che risalgono magari anche a qualche anno fa, ma sono interessanti, sull'età dei nostri edifici, ma basta guardarli girando per le nostre città. Quindi sono tutti edifici da mettere in sicurezza, non aspettiamo che crollino, non aspettiamo il terremoto, l'inondazione o altro, cerchiamo di andare incontro quantomeno alla sicurezza e a una norma di civiltà che, ripeto, non deve neppure essere ancorata alla persona disabile, perché non serve solo alla persona disabile, ma siamo una popolazione anziana, una popolazione con difficoltà, tra virgolette, anche motorie, quindi vanno aiutati tutti. Nell'originario emendamento, e chiudo, delle barriere architettoniche io avevo inserito anche la domotica, che è stata tolta. Sinceramente mi domando perché. Ricordo che dall'inizio, quindi l'emendamento originario accolto poi in legge di bilancio 2021, prevedeva cosa di fondamentale? L'ancoraggio a tutte le barriere architettoniche abbattute ai sensi del decreto attuativo 236 della legge madre, della legge 13. Questo impone, con l'asseverazione che abbiamo chiesto noi anche come FIABA e come Confassociazioni, di aggiungere nella scorsa norma di dicembre, l'asseverazione certifica che questi lavori sono fatti a norma del decreto 236, perché ci sarà un tecnico che questo lo assevera. Quindi lascio a voi la decisione politica e vi chiedo di sanare immediatamente, quindi andando non solo a ripristinare quanto era previsto sulla cessione del credito, in questo caso per le barriere architettoniche, ma di incrementarla per l'area sisma e per, magari con la percentuale più bassa di quelle previste, non con il 110 sul sisma, ma con quello che è rimasto, ma calmierarla, ma lasciarla, e lasciarla sulle barriere architettoniche. Perché i lavori, ripeto, sono già stati attivati, perché a gennaio, con le idee chiare che avevano molti amministratori, oltre a chiudere i bilanci di quei condomini che chiudevano a dicembre, hanno portato avanti anche tutti i lavori necessari ad usufruire di queste detrazioni. Quindi io mi fermo qui, sono a vostra disposizione, ci rincontriamo quando volete e vi ringrazio. Sì, grazie, ci sono domande, dubbi? Prego, senatore. Sì, assolutamente d'accordo con quello che ha detto la dottoressa, tranne su una piccola cosa. Il super bonus al 110 in fase di pandemia non era una follia, la follia è stata nei rinnovi, una volta caduto il governo Conte, che non hanno previsto un decalage. Se noi, una volta finita la pandemia, ogni decalage si abbassava la percentuale, quindi da 110 al 90 e poi al 70, non ci saremmo trovati in questa condizione. Quindi 110 in fase pandemia è servita, perché era lo Stato in quella fase era un paziente morto e quindi dovevi fare tipo un fibrillatore. Ma poi una volta che il cuore è ripreso a battere, se continui col fibrillatore poi alla fine fai danni, è quello che è successo. Quindi 110, poi è caduto il governo Conte,
La domanda è questa, siccome lei aveva detto che è una follia, io le dico, siccome sono d'accordo su tutto quello che ha detto, soprattutto sulla cessione dei crediti per chi non ha capacità capienza fiscale, perché quello è fondamentale nei condomini, chi non ha capienza fiscale significa non fare nulla. Se tu non rimetti la cessione dei crediti per chi non ha capienza fiscale, il condominio non viene mai riqualificato, non vengono mai battute. Quindi secondo me su questa cosa lei doveva un po' correggere il tiro, che è una piccolezza. Cioè, il 110 non è una follia, è stata una follia di rinnovo al 110. I rinnovi dovevano fare con delle percentuali sempre più basse. Questa è la mia domanda. Le faccio anche una domanda e così può rispondere. Grazie. Perché tutte le cose buone sono buone e quindi hanno un costo. Secondo lei come si può coprire questo ulteriore costo? La domanda. Dopodiché una considerazione, un dato è certo, questo sarà l'ultimo intervento sul 110, questo è certo. Prego. Io capisco, infatti i decreti in emergenza li abbiamo tutti presi anche di aiuti di altra natura sul mondo del lavoro, sicuramente erano necessari. Però forse, mi viene da consigliarvi, si sarebbero dovute guardare meglio le norme in materia di applicazione di un 110 all'interno di un condominio. Perché, come dice lei, in una fase immediata forse giusto da mantenere nel 2020 poteva funzionare, però dov'è sempre il problema? È quello che dicevo a monte. Sui condomini noi abbiamo, tenete conto che lì io fui l'artefice anche insieme ad altre associazioni della regolamentazione nell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione dell'assemblea online, perché come facevi le assemblee di condominio sotto pandemia? Era impossibile, però voi mi insegnate che non tutti sanno collegarsi a un computer, ancora nei condomini viene utilizzata anche l'intelligenza artificiale, però non siamo a questo punto. Come dal punto di vista economico? Secondo me si innesca un indotto talmente positivo, perché se si ha la certezza della detrazione, in automatico voi mettete a sistema obiettivamente, guardate che l'accessione del credito, intanto io ve l'ho riportato anche come nota da verificare, in un condominio la maggior parte, qui non parliamo di un'edilizia di alto livello, qui parliamo dell'edilizia minima che noi abbiamo, che sono la maggior parte dei condomini italiani, e nella maggior parte dei condomini italiani a livello di quorum assembleare vince la persona che non ha disponibilità e capienza economica. Quindi in maggioranza l'assemblea non delibera. Io, come era per il 110, tra l'altro, feci abbassare il quorum anche per le barriere architettoniche, perché purtroppo nella legge 220 si alzò questo quorum portandolo alla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti la metà del valore dell'edificio, i famosi 500 millesimi quando si parla di un condominio a 1000 millesimi. Qui io l'ho fatta con l'emendamento accolto dal governo nella scorsa legislatura, abbassare a un terzo, quindi già è una percentuale più bassa, ma non si innesca neppure questo sistema se non si aiutano. Quindi come facciamo? Diminuiamo casomai la percentuale. 36 come era prima. Per le barriere architettoniche non funziona. Secondo me valutate almeno di rimanere sul 60, perché il costo di un ascensore è elevato, mi viene da dire, quindi va capito come muoversi, e in più va comunque lasciata la cessione del credito, che tra i vari mali, a mio avviso, rimane il minore, soprattutto quando c'è un controllo. Io sentivo parlare prima anche di controlli, i controlli qui ci sono, perché sia sul sisma è fondamentale, solo il saggio che bisogna fare per verificare quali lavori dal punto di vista sismico vanno fatti nel condominio, costano e non poco. Quando io devo verificare l'abbattimento della barriera, ripeto, devo comunque attivare un tecnico che già pago, cioè sono impegni di spesa attualmente fatti, che rimarranno lì, perché la terza assemblea o seconda assemblea l'amministratore troverà un no. Ok, amministratore, paghiamo il tecnico, quindi i condomini vanno a perdere, ma non procediamo perché non c'è più la cessione del credito. Vi posso garantire che questo è quello che accadrà. Non sono un uccello di malaugurio, però è così. Quindi mi rendo conto, anche dal punto di vista di mantenimento dei conti, per carità, riduciamolo, però in modo progressivo. Ora,
75% è stato detto per le barriere architettoniche che rimane fino al 2024, che non si tocchi. L'accessione del credito, lasciatela sul 2024 così. Dopodiché, per il 2025, con una bella legge di bilancio, una bella norma, si definirà per la triennalità successiva un importo inferiore. Però, ripeto, lo strumento dell'accessione del credito, io vi invito a tenerlo vivo, perché diversamente sull'edilizia residenziale, quella non di mi è capitato in un condominio che si trova a Piazza di Spagna, dove non hanno voluto neppure prenderla in considerazione i condomini l'accessione del credito, non ne hanno bisogno. Cioè, questo succede anche, però poi di contraltare la maggioranza questo lo richiede. Okay.